Questa sera parliamo di stelle di neutroni con il professor Drago del nostro dipartimento, che prego di salire, come al solito. Altre due parole per presentarvolo come d'abitudine: è nato a Biella, si laurea in fisica a Torino nel 1985 con il professor Molinari, discutendo una tesi riguardante le correnti di scambio mesoniche in materia nucleare. Dottore di ricerca nel 90, ha trascorso un anno e mezzo a Tubinga, collaborando con il professor Fassler allo studio di modelli nucleari. Dal 2014 è professore presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara. È referì delle più importanti e prestigiose riviste scientifiche internazionali, quali Journal of Physics, Physical Review, Physical Review Letters, European Journal of Physics, Astronomy and Astrophysics, ed è referì di progetti finanziati dalla NASA. Dal 2011 ha ottenuto anche la qualificazione a funzione di professore presso le università francesi. Ha collaborazioni stabili con molte università e centri di ricerca italiane e anche internazionali, estere come Francoforte, Heidelberg, al GSI di Darmstadt, a Valencia e a Orsay Parigi. Si occupa sostanzialmente di strutture di adroni. Ha proposto anche un esperimento, PAX è uno degli esperimenti a cui tu hai collaborato al proposal. Da molti anni studia il comportamento della materia a densità superiore a quelle nucleari, analizzandone le implicazioni astrofisiche. Ha fatto parte anche di vari gruppi di progetto di esperimenti su satelliti a raggi X e si è raccomandato di dirlo, è appassionato di musica, di vino e di scacchi. Per gli scacchi, io quando l'ho conosciuto ho cominciato a giocare con lui, ho smesso perché perdevo sempre. Buona serata a tutti. Grazie a tutti di essere venuti, grazie Mauro per la presentazione. È un piacere essere qua questa sera a raccontarvi alcune cose. E vorrei dire che le cose che vi racconto, fanno parte un po' della tradizione del nostro dipartimento. Io sono un teorico e ci sono altre persone che lavorano con me. In fisica teorica, una è seduta lì, non vuole che si dica il suo nome, ma ci sono gruppi sperimentali, osservativi, il professor Frontera, Cristiano Guidorzi, che hanno fatto per anni e anni osservazioni nell'X, che sono le cose di cui vado principalmente a raccontarvi questa sera. Quindi stasera vi racconto di stelle di neutroni e di varie implicazioni delle stelle di neutroni. Funziona né qua né là. Beh, faccio così col dito, va bene. Ho messo questa prima slide che è molto densa, come mi hanno fatto notare, in modo tale che comunque capiate subito di che cosa voglio andare a parlare. Quindi, che cosa sono essenzialmente queste stelle di neutroni? Sono degli oggetti estremamente densi perché hanno una massa dell'ordine della massa del Sole e però hanno un raggio molto piccolo, dell'ordine di 10 km. Pensate che il Sole ha un raggio dell'ordine di 1 milione di km, quindi la stessa massa ma compattificata in modo estremo. Quindi la densità è estremamente grande, è paragonabile o superiore addirittura alla densità dei nuclei atomici. E queste stelle hanno molte peculiarità, molte proprietà che sono assolutamente fuori dall'ordinario. Ad esempio, hanno dei fortissimi campi magnetici. Farò vedere più in dettaglio, ma il campo magnetico di una stella di neutroni, come c'è scritto, può essere facilmente 100 miliardi di volte il campo magnetico terrestre, o anche più grande. La spiegazione è facile, è legata sempre al fatto che l'oggetto è molto compatto e quindi questo è l'origine dell'aumento del campo magnetico. Un altro aspetto veramente sorprendente è che possono ruotare molto in fretta. Possono ruotare quasi, osservate rotazioni di quasi 1.000 volte al secondo. Allora, se voi provate a fare un calcolino, vi accorgete che se avete un oggetto che ha un raggio di 10 km e che ruota circa 1.000 volte al secondo,
La velocità all'equatore è una frazione significativa della velocità della luce. Quindi anche da questo punto di vista si tratta di oggetti piuttosto estremi. La loro struttura è molto interessante per chi fa fisica nucleare. Sono una sorta di banco di prova della fisica nucleare. Infatti, come diceva Mauro Savrier, io non sono realmente un astrofisico, sono uno che ha fatto fisica nucleare e fisica dronica, ma la transizione dal fare fisica nucleare allo studiare l'astrofisica delle stelle compatte è una transizione estremamente naturale. Ci sono moltissime persone che fanno questo passaggio proprio perché se uno vuole studiare le proprietà della materia estremamente densa, le stelle di neutroni sono l'ambito privilegiato, perché la densità all'interno della stella di neutroni, come vi dicevo, è paragonabile o superiore alla densità che c'è all'interno di un nucleo atomico. Ci sono altre proprietà molto interessanti, ad esempio possono contenere delle zone che possono essere superconduttrici oppure contenere materiale superfluido. Superconduttività, vi ricordate, ha a che fare con la possibilità di avere delle correnti che non vengono smorzate. E la superfluidità è una cosa un po' analoga, che ha a che fare con avere un fluido nuovamente che non è dissipativo. E ci sono delle zone dentro la stella che possono per l'appunto essere superconduttrici o superfluide. Una cosa che è inevitabile dire è che sono anche fra i principali emettitori di onde gravitazionali. Quando con Mauro abbiamo iniziato a pensare che potevo raccontarvi qualcosa delle stelle compatte, è stato ben prima che venisse annunciata la scoperta delle onde gravitazionali, però già si sapeva che se mai le avessero osservate potevano essere correlate con oggetti molto compatti come un buco nero o una stella di neutroni, e quindi anche se non le avessero la scoperta non fosse annunciata, ve ne avrei parlato lo stesso, perché questo aspetto, cioè la correlazione fra la struttura di una stella di neutroni e l'emissione di onde gravitazionali, è uno degli aspetti più importanti e interessanti dell'astrofisica di questi oggetti. Quindi, come ha coniato un nostro collega polacco, sono superstelle questi oggetti. Ah, adesso funziona, ok. Quello che vi racconto è scritto più o meno qua. La prima parte, molto tranquilla, diciamo, farò una sorta di riassunto della storia della scoperta di questi oggetti e delle principalissime proprietà. Dopodiché però vorrei un pochino gradualmente menzionare anche alcune cose che sono leggermente meno note magari e che sono legate a ricerche recenti. E ce ne sono alcune. Per menzionarne una, questa qua, come sono prodotti i nuclei atomici più pesanti, adesso poi appunto lo vedremo più avanti, ma ve l'anticipo, in che modo viene prodotto, che so, l'oro o il piombo? Come vedrete, non viene prodotto l'oro o il piombo nei normali processi che avvengono all'interno di una stella come il Sole, non si può andare oltre il ferro. Bisogna avere degli altri tipi di processi in cui uno già parte con dei nuclei pesanti, di ferro ad esempio, e poi c'è un grande flusso di neutroni che raggiunge questi nuclei già pesanti e quindi questi nuclei diventano ancora più massivi, ancora più ricchi di neutroni che poi magari decadono in parte in protoni e così via. Questi processi si pensava che avvenissero e avvengono effettivamente al momento dello scoppio di una supernova. Tipicamente si diceva i nuclei più pesanti sono prodotti appunto quando scoppia una supernova, ma non si era mai riusciti realmente a spiegare i dati osservativi. Ecco, come mai menziono questa cosa? Perché recentissimamente, diciamo negli ultimi 2 o 3 anni, si è notato che se uno studia il processo in cui 2 stelle di neutroni in un sistema binario coalescono a formare magari un buco nero oppure eventualmente una stella particolarmente massiccia, ma la cosa interessante è che nelle ultimissime fasi della loro esistenza come oggetti separati oppure al momento in cui cominciano a fondersi, ecco, in quel momento, anche in quel momento vengono emessi molti neutroni
E questi neutroni possono fare lo stesso gioco che si pensava facessero nel caso di un'esplosione di supernova. Però il vantaggio è che questa volta i calcoli dicono che la cosa funziona, cioè i nuclei più pesanti sarebbero prodotti non al momento di un'esplosione di supernova, ma al momento della coalescenza di due stelle di neutroni. Quindi il vostro anello d'oro al dito molto probabilmente discende, è stato prodotto l'oro al momento della coalescenza di due stelle di neutroni. E ci sono altre cose che un po' vi racconterò, in particolare sono le connessioni con fenomeni esplosivi, supernove e gamma ray burst. Ok, partiamo un po' dalla storia. Credo che sia importante capire qual è stato l'ambito storico in cui è avvenuta questa scoperta delle stelle di neutroni. Sono grosso modo gli anni 30 e sono gli anni in cui la fisica è cambiata in modo radicale. Se guardate questa slide vi accorgete che nel giro di pochi anni il mondo è cambiato dal punto di vista scientifico. Cioè, non soltanto meccanica quantistica, relatività ristretta, relatività generale, principio di esclusione. Il principio di esclusione, vi ricordate, è quello che dice che se io ho delle particelle di materia, elettroni o protoni, complessivamente si chiamano fermioni queste particelle, non possono occupare lo stesso stato quantistico. Questo ha delle conseguenze importantissime proprio sulla struttura delle stelle compatte, il fatto che due elettroni o due protoni o due neutroni non possano occupare lo stesso stato. Praticamente la struttura delle stelle compatte in larga misura è dominata da questo effetto quantistico. Fermi-Dirac è il modo tecnico in cui è stato incorporato il principio appunto di esclusione. Quindi questo è, come dire, il background fisico in cui è avvenuta la scoperta delle stelle di neutroni. Vediamo adesso qualcosa che riguarda invece quello che si sapeva prima riguardo alle stelle. Ovviamente si conoscevano le stelle normali, ma in realtà, già fin dal 1914 si era notato che alcune stelle non erano normali. In che senso alcune stelle non erano normali? Perché si era osservato che alcune stelle hanno un colore, bianco, e però sono associate a una bassissima luminosità. Allora, come mai questo è strano? Perché c'è una regoletta che si impara il primo anno in fisica che ti dice che c'è una relazione fra il colore e la temperatura della stella e poi a sua volta c'è una relazione che collega la temperatura della stella e quanto la stella emette. Quindi queste cose sono tutte fra loro connesse, no? Se uno guarda il colore della luce emessa, impara la temperatura, dopodiché impara qualcosa riguardo alla luminosità intrinseca della stella. Allora, la stranezza qual era? Che quel tipo di stelle metteva una luce piuttosto, di alta energia, e però erano molto poco luminose. Allora, da queste due osservazioni se ne deduceva che dovevano essere estremamente piccole, molto più piccole di una stella come il Sole. Dovevano avere un raggio dell'ordine di 10.000 chilometri. Quando questo è stato notato, si è subito capito che era qualcosa di sorprendente, perché se uno immaginava di comprimere la materia ordinaria, perché era possibile misurare anche la massa di questi oggetti, era dell'ordine della massa del Sole, e quindi bisognava comprimere la materia ordinaria, nuovamente, materia del Sole, un milione di chilometri, compressa in 10.000 chilometri. Era chiaro che non era materia ordinaria. Ed è stato il momento, per l'appunto, in cui la meccanica quantistica è entrata in gioco. È entrata in gioco appunto nel modo che vi menzionavo un attimo fa. Essenzialmente, quando comprimete in questo modo estremo la materia, quello che succede è che non avete più gli atomi. Gli elettroni essenzialmente diventano liberi di muoversi in una sorta di reticolo. E quindi quello che si è notato
era che molto probabilmente, vi ricordate che dicevo che gli elettroni obbediscono a questo principio di esclusione di Pauli, cioè non possono stare nello stesso stato, ecco, questo funziona come se fosse una sorta di repulsione fra gli elettroni. E quindi questa è stata una delle primissime applicazioni delle statistiche quantistiche, diciamo, della meccanica quantistica applicata alla struttura della materia. Si è notato che era possibile spiegare la stabilità di oggetti così compatti quasi esclusivamente utilizzando l'idea che ci fossero degli elettroni, che ci fosse il principio di esclusione di Pauli. Quindi questo primo matrimonio fra meccanica quantistica e astrofisica delle stelle compatte. La cosa molto divertente è capire come le stelle di neutroni furono inventate. Perché di fatto furono inventate più che scoperte per certi versi. Furono inventate da alcuni personaggi noti, che erano Landau, Bohr e Rosenfeld. Pare che discutessero fra di loro a Copenaghen di che cosa potesse succedere se si comprimeva ancora di più la materia. Allora dicevano, vabbè, ci sono i protoni, ci sono gli elettroni, ma se li comprimiamo ancora di più, quello che potrebbe succedere è che vadano a formarsi delle configurazioni, protone carico positivo, elettrone carico negativo, delle configurazioni neutre di carica. Notate bene che all'epoca non era stato ancora scoperto il neutrone. Però la cosa, essendo tutti teorici, ai teorici piace speculare, e quindi loro cominciarono a speculare what if, cosa nel caso in cui esistessero particelle simili ai protoni ma senza carica elettrica, che succederebbe? Allora il buon Landau da Copenaghen se ne tornò a Mosca e scrisse un minuscolo articoletto, anni 30, in cui speculava che potessero esistere delle stelle estremamente compatte fatte di questo materiale neutro di carica. Questo articolo, visto oggi, fa un po' sorridere, ci sono alcune cose sicuramente non corrette, però è stata la prima idea delle stelle di neutroni ed è venuta fuori quasi dal nulla. Venuta fuori da discorsi puramente teorici di questi signori. La scoperta del neutrone è avvenuta l'anno dopo, nel 32. Come vi dicevo, però, diciamo, questa idea di Landau, bellissima cosa, tutto quanto, ma non è che c'entrasse poi tantissimo con quello che adesso noi sappiamo delle stelle di neutroni. Ma non passò tanto tempo, un anno, che questi due signori, Pade e Zwicky, ebbero invece, come dire, l'idea giusta. Cioè furono quelli che immaginarono che le stelle di neutroni centrassero qualcosa con le esplosioni di supernova. Cioè loro cominciarono a sostenere che quando scoppia una supernova, quello che resta della stella originaria è un oggetto di massa probabilmente molto più piccola ed estremamente compatto, fatto principalmente di neutroni. Quindi quella era l'idea giusta, perché era connessa con un processo specifico astrofisico. Addirittura menzionarono la possibilità che nell'esplosione di supernova venissero prodotti raggi cosmici, che è vera. E lo menzionarono, è scritto qua, questo è l'articolo originario del 34, eccetera, eccetera. Quindi questi signori sono, per così dire, i massimi responsabili della invenzione delle stelle di neutroni. Questa fu considerata una invenzione per moltissimo tempo. Vedremo in che modo furono poi scoperte. Come mai era difficile immaginare di osservare le stelle di neutroni? Beh, se avevano ragione Bade e Zwicky, prodotte nell'esplosione di una supernova, era facile provare a stimare quale fosse la loro temperatura dopo, che so, 1000 anni. Erano temperature elevate, erano temperature dell'ordine di 1 milione di gradi. Allora vi ricordate un attimo fa ho menzionato che c'è questa correlazione fra la temperatura di un oggetto e il colore, diciamo, della luce emessa. Colore in questo caso non è proprio la parola giusta, la parola giusta sarebbe lunghezza d'onda della luce emessa. Più la temperatura è alta, più la lunghezza d'onda diventa piccola, più questi fotoni
sono di alta energia. Beh, insomma, un calcolino che è facilissimo fare dice essenzialmente che se uno ha delle temperature di 1 milione di gradi, dovrebbero principalmente essere emessi raggi X. Cioè, beh, osserveremo i raggi X. E c'è un piccolo problema. I raggi X vengono assorbiti dall'atmosfera. E qua vedete cosa succede. In sostanza ci sono delle zone in cui noi vediamo, quindi questa è la zona in cui noi vediamo perché l'atmosfera non assorbe nell'ottico, ma se noi andiamo a lunghezze d'onda più piccole c'è un totale assorbimento nell'ottico. Poi vediamo di nuovo nel radio, abbiamo i radiotelescopi sulla Terra, ma se vogliamo vedere i raggi X che stanno da qualche parte qua, non possiamo stare sulla Terra, dobbiamo andare fuori dall'atmosfera, altrimenti l'atmosfera ci assorbe i raggi X. Ecco, l'astronomia X è iniziata quando hanno cominciato a mandare qualcosa fuori dall'atmosfera. Uno dei primissimi che hanno pensato di fare questo tipo di esperimenti è stato Giacconi. Satellite Uhuru è stato uno dei progenitori dell'astronomia X. Naturalmente, quando hanno cominciato a fare queste cose, subito hanno notato che si vedeva qualcosa. Ma che cosa fosse questo qualcosa, quale fosse l'origine di queste emissioni X, non era affatto chiaro. Quindi si concentrarono in particolare sullo studio di alcuni oggetti, in particolare sui cosiddetti resti di supernova. Adesso lo vedremo meglio, ma sapete che, diciamo, negli ultimi 1000 anni ci sono state alcune esplosioni di supernova osservate. Queste esplosioni di supernova in certi casi hanno lasciato un segno sotto forma di una nebulosa che continua a emettere. Queste nebulose sono i rimasugli di esplosioni di supernove avvenute secoli e secoli fa. Una di queste è la nebulosa del Granchio. Questa nebulosa del Granchio è associata a una supernova che si sa che è scoppiata il 4 luglio del 1054. Lo sappiamo perché era un evento talmente incredibile, si vedeva durante il giorno e si è visto durante il giorno, credo per una ventina di giorni, che in tutto il mondo, cinesi, giapponesi, arabi, forse persino i nativi americani, hanno registrato questo evento, una stella nuova, luminosissima, che si vede durante il giorno. Quindi siamo sicuri della data esatta in cui è scoppiata quella supernova, e in realtà hanno anche registrato la posizione, eccetera, eccetera, quindi sappiamo che se guardiamo la nebulosa del Granchio stiamo osservando qualcosa la cui storia inizia essenzialmente quel giorno. Oh, sì, il proiettore scurisce maledettamente tutte le... era più carina, più vivace questa immagine che doveva essere l'immagine della nebulosa del Granchio vista oggigiorno, pazienza. A questo punto la domanda è: cosa c'entra la nebulosa del Granchio con i raggi X? Per caso la nebulosa del Granchio è una stella di neutroni? Assolutamente no, perché subito, nel 64, quindi poco dopo che si iniziò a fare astronomia X, si notò che la dimensione della nebulosa del Granchio era enorme, un anno luce. La stella di neutroni dovrebbe avere un raggio di 10 km, non c'entrava nulla. Però nel 65 si trovò che all'interno della nebulosa c'era qualcosa. C'era qualcosa che emetteva un segnale radio. E a questo punto Franco Pacini ebbe una idea. Disse: beh, guardate, quell'aggeggino che emette nel radio potrebbe essere la stella di neutroni rimasuglio dell'esplosione di supernova. E noi vediamo la nebulosa perché quella stella di neutroni ha un forte campo magnetico, ruota in fretta, quindi emette moltissime onde elettromagnetiche che vengono assorbite dal materiale che è stato emesso nel 1054 e che sta espandendosi, e quello che noi vediamo è nient'altro che l'illuminazione di quel materiale prodotta dalla pulsar che si trova al centro. Una fantastica idea, speculazione teorica anche questa, se volete. Cosa successe? Nel 65 cominciarono a fare realmente radioastronomia.
In particolare, questa signorina, nel 65, Jocelyn Bell, stava facendo il dottorato ai Cavendish Laboratory con Anthony Hewish e stavano costruendo questo radiotelescopio con l'idea di andare a guardare delle sorgenti scintillanti in radio, quindi qualcosa che era intermittente, ma non sappiamo ancora niente di questa intermittenza. Quindi il radiotelescopio lo finiscono nel luglio del 67 e nell'agosto del 67 scoprono qualcosa di sorprendente, scoprono che una di queste sorgenti in realtà è pulsante con grande regolarità e con un periodo di circa un secondo. Ovviamente sul momento restano sbigottiti, era totalmente in attesa questa scoperta. Per scherzo la chiamano Little Green Man, i piccoli omini verdi, ovviamente insomma, non è che pensassero quello, e fu battezzata Pulsar da un giornalista del Daily Telegraph, questi oggetti che erano queste nuove stelle che emettevano una pulsazione molto molto regolare nel radio. Essenzialmente subito si scoprì che anche dentro alla nebulosa del granchio, quella sorgente che Hewish aveva già notato, pure quella pulsava. E pulsava con un periodo di 33 millisecondi e con una fantastica regolarità. Il fatto che il periodo fosse così breve indicava che la sorgente doveva essere estremamente compatta. Come vedremo, sono oggetti che ruotano. Allora, provate a pensare un attimo. Voi avete un aggeggio con un periodo di 33 millisecondi, quindi ruota 30 volte al secondo. Se avete un aggeggio con un raggio di 10 km, riuscite a farlo, nel senso che la velocità equatoriale è molto alta, ma non così alta che all'equatore si perdano i pezzi. Ma se ad esempio fosse una nana bianca, che già è un oggetto molto compatto, però di 10.000 chilometri, letteralmente perdereste i pezzi all'equatore. Quindi quell'aggeggio non era una nana bianca. Era un aggeggio molto più compatto e quindi poteva proprio essere una stella di neutroni. In realtà, sempre nel 68, si trovò un altro oggetto pulsante, questa volta all'interno della nebulosa delle Vele, e quindi c'erano già due casi specifici: osservazione di una nebulosa residuo di un'esplosione di supernova, all'interno della nebulosa si trova qualcosa che pulsa con grande regolarità e molto in fretta. Questo aggeggio molto probabilmente è una stella di neutroni. E probabilmente a questo punto è vera l'ipotesi di Pacini, che dice che l'emissione è dovuta al fatto che ruota in fretta e ha un forte campo magnetico. Quindi questa più o meno è stata la scoperta delle pulsar e della loro connessione con le stelle di neutroni. La connessione l'ha fatta Pacini, le pulsar ne ha scoperte gli inglesi, d'accordo? Questo è quello che sappiamo adesso. Adesso sappiamo che conosciamo circa 2000 pulsar e sappiamo che queste pulsar possono pulsare, quindi ruotare, molto velocemente. Quella che ruota più velocemente ruota circa 700 volte al secondo. E c'è un gruppettino di questi, questa è una scala logaritmica, questo vuol dire che queste ruotano con un periodo di 10 alla meno 3 secondi, cioè un millesimo di secondi, queste ruotano un centesimo di secondo, 10 alla meno 1, un secondo, 10 secondi. Quindi notate una cosa divertente, che ce ne sono molte che ruotano con dei periodi di circa un secondo, ma c'è un gruppettino di oggetti che ruota, diciamo, con dei periodi di qualche centinaio di hertz. Ci torno poi sopra, forse più avanti, se non sono troppo in ritardo. Ok, come mai ruotano così in fretta? Ruotano così in fretta perché sono estremamente compatte, no? È il meccanismo del pattinatore. Voi conservate il momento angolare, che vuol dire essenzialmente che è un prodotto di una cosa che si chiama momento di inerzia, che ha a che fare con come sono distribuite le masse dell'oggetto che sta ruotando.
moltiplicato per la sua velocità angolare. Allora se voi avete il pattinatore comincia a pattinare con le braccia aperte e poi man mano che chiude le braccia diminuisce il suo momento di inerzia e quindi aumenta la sua velocità angolare. Questo tipo di oggetti sono prodotti dal collasso della parte centrale di una stella ordinaria, che ha questa parte centrale ha un raggio paragonabile a quello di una nana bianca, ordine di 10.000 km, e collassano a 10 km, un fattore 1000. E quindi vi ritrovate questo fattore 1000 a correggere i periodi di rotazione. Questo è il motivo per cui ruotano in modo così veloce. Come mai vediamo un segnale pulsato? Beh, vediamo un segnale pulsato perché la stella magari ruota intorno a un certo asse, ma il campo magnetico non necessariamente è allineato con l'asse di rotazione. Quindi quello che succede è che la presenza del campo magnetico, il meccanismo è un po' complicato, dopo forse ci torno leggermente, ma la presenza di un campo magnetico rotante fa sì che ci siano delle particelle che vengono accelerate, particelle tipo elettroni, che vengono accelerate da questo campo magnetico rotante e poi alla fine sfuggono. Ecco, queste particelle essenzialmente tendono a sfuggire nella direzione dell'asse del campo magnetico, che non è l'asse di rotazione. Quindi avete una situazione simile a quella di un faro, in cui avete un'emissione che punta in una certa direzione, in questo caso diciamo lungo la direzione dell'asse del campo magnetico, ma poi questo asse ruota e quindi ogni tanto voi lo vedete. Vedete la pulsazione perché è il momento in cui arriva il segnale delle particelle accelerate dal campo magnetico e in quell'istante punta verso di voi. Quanto è forte il campo magnetico? Molto forte. Proviamo a vedere qualche numero. Allora, il numero tipico è 10 alla 12 Gauss, cioè 1000 miliardi di Gauss. Un Gauss è il campo magnetico che c'è sulla Terra. Allora, se guardate qua, questo è un listogramma, diciamo, della distribuzione di questi campi magnetici, di nuovo in scala logaritmica, quindi questo vuol dire che questo è 10 alla 12 Gauss, 10 alla 13, 14, 15 e valori più piccoli del campo magnetico. Sono tantissime con circa 10 alla 12 Gauss e sono alcune persino con un campo magnetico più forte. Come vi dicevo, il campo magnetico della Terra è dell'ordine del Gauss. I magneti normali, permanenti, più forti, ordine di 1000-10.000 Gauss. Sul Sole ci sono delle macchie magnetiche, 10 alla 5 Gauss. Possiamo costruire degli elettromagneti che funzionano con continuità, 10 alla 5 Gauss. Possiamo costruire dei campi magnetici che però vivono soltanto per un brevissimo lasso di tempo, 10 alla 7 Gauss. Quindi questi numeri tipici, 10 alla 12 o anche di più, sono molto più grossi di tutti i campi magnetici che possiamo generare sulla Terra e anche di quelli che abbiamo nelle nostre immediate vicinanze. Come mai, nuovamente, sono così forti questi campi magnetici? È un po' simile al meccanismo del pattinatore che vi dicevo prima, di nuovo. Se vi ricordate, prima vi dicevo, c'è una quantità che si conserva, che è il momento angolare. Quindi voi partivate con la zona centrale della stella progenitrice che comincia a collassare e questa si contrae di circa un fattore 1000. E prima vi dicevo, questo origina il fatto che poi la zona che è collassata ruoti molto in fretta. Un meccanismo analogo, la conservazione del flusso del campo magnetico, fa sì che poiché si diminuisce la superficie essenzialmente, allora la conservazione di questo flusso, che è il prodotto del campo magnetico per la superficie, fa sì che il campo magnetico debba crescere di nuovo, debba crescere essenzialmente come quel rapporto al quadrato. Quindi se voi partite con dei campi magnetici relativamente modesti, si sa che le nane bianche hanno ad esempio campi magnetici di 10 alla 9 Gauss, facilmente finite con campi magnetici dell'ordine di 10 alla 12, 10 alla 13 Gauss. Questo è un pochino più tecnico, però è interessante, secondo me vorrei discuterlo un attimo con voi. Allora, questo è un grafico tipico
è un modo tipico di rappresentare le pulsar. Allora, qui cos'è che abbiamo? Su questo asse abbiamo il periodo di rotazione, un millesimo, un centesimo, eccetera. Mentre su quest'altro asse abbiamo un'indicazione, questi periodi abbiamo detto che sono molto stabili, ma molto stabili fino a un certo punto. In realtà queste stelle hanno un campo magnetico rotante, quindi in realtà emettono della energia sotto forma di onde elettromagnetiche e questa energia viene presa a come serbatoio proprio l'energia rotazionale della stella. Quindi molto, molto, molto lentamente nel tempo queste qua cominciano a rallentare. Quindi quello che c'è su questo asse è una indicazione di quanto stanno rallentando queste stelle che ruotano in fretta. Allora, cos'è che notiamo qua? Notiamo che c'è un gruppone di stelle che sta qua. Sono quelle, vi ricordate, erano moltissime che avevano un periodo di circa un secondo. E queste stelle cos'è che fanno? Hanno un campo magnetico, ruotano, lentamente rallentano. Allora, prendiamo una di queste stelle, una qualunque. Supponiamo che abbia un campo magnetico di 10 alla 12 Gauss, uno dei numeri più tipici che abbiamo visto prima. Quello che succede è che comincia a spostarsi in questa direzione, il che vuol dire essenzialmente che il suo periodo cresce, cioè sta rallentando, fino a che arriva su questa linea che ho drammaticamente battezzato, ma non solo io, linea della morte. È la linea della morte della pulsar, nel senso che quando questo aggeggio arriva su questa linea, non ruota più così in fretta da riuscire ad innescare quel meccanismo di produzione di particelle cariche che è all'origine dell'emissione della pulsar. Vi ricordate che prima vi ho detto il meccanismo reale con cui funziona le pulsar non è poi proprio così semplice. Ha a che fare col fatto che avete un campo magnetico rotante e avete delle particelle cariche che vengono accelerate dal campo magnetico rotante. Ma dove le andate a pescare queste particelle cariche? Se avete un campo magnetico che varia nel tempo, generate un campo elettrico. Se avete un campo elettrico, poi generate delle coppie elettrone-positrone. Questo è un possibile meccanismo col quale voi producete particelle cariche che poi vengono messe in moto dal campo magnetico rotante. Ma a un certo punto, quando la stella rallenta, questo meccanismo non funziona più e quindi la stella smette di essere una pulsar, scompare dall'orizzonte nostro come pulsar. Ma questa è una cosa bella, almeno loro possono resuscitare. Perché? Se sono singole, no. Però, se uno è sposato, c'è sempre qualche vantaggio, diciamo. E se sono in un sistema binario, quello che succede è che la compagna può decidere di trasferire un po' di massa alla stella di neutroni. La compagna potrebbe essere una stella più piccola, una nana bianca. Allora, quello che succede è che non soltanto viene trasferita della massa dalla stella compagna alla stella di neutroni, ma in questo processo di trasferimento di massa viene trasferito anche del momento angolare, cioè essenzialmente la stella di neutroni torna ad accelerare. Ecco, questi aggeggi che vivono qua sotto, quelli che ruotano particolarmente in fretta, quello che ruotava a 600-700 Hz, sono stelle resuscitate, molto probabilmente. Sono delle pulsar che erano morte, ma su un tempo lunghissimo la stella compagna, era un sistema binario, ha trasferito massa e momento angolare di nuovo alla stella dei neutroni, le ha riaccelerate e noi torniamo a vederle. Si chiama riciclo delle stelle di neutroni. Ok, la morte l'abbiamo vista, però non vi ho ancora detto come nascono, l'ho solo detto in modo un po' schematico. Ci sono alcune cose che certamente conoscete che riguardano le stelle ordinarie. Come funziona una stella ordinaria come il Sole, ad esempio, una stella più massiva del Sole, ma comunque non una stella di neutroni. Ci sono dei processi di fusione nucleare all'interno della stella. Adesso, senza andare proprio negli ultradettagli, probabilmente sapete che il Sole, ad esempio, nel Sole ci sono dei processi di fusione. Questi processi di fusione fra protoni, cioè essenzialmente fra i nuclei dell'idrogeno, possono portare alla formazione
dopo un po' di interazioni, di nuclei di elio. Questo è un possibile ciclo in cui mettete insieme due protoni, questi protoni poi cacciano fuori un elettrone e un positrone e un neutrino, vai a formare del deuterio, chiappi ancora un protone, l'elio 3, e alla fine finisci. Come mai avvengono questi processi? Avvengono perché sono energeticamente convenienti. Cioè, ogni volta che capita una di queste cose, viene liberata dell'energia. E lo vedete, che viene liberata dell'energia, perché vedete che questa energia viene rilasciata sotto forma di onde elettromagnetiche, di fotoni. Quindi queste catene funzionano perché voi sistematicamente passate da un nucleo a un nucleo ancora più stabile, uno più stabile, uno più stabile. E questa che vi ho descritto sommariamente adesso è la catena più semplice. Quella di fianco è già più complicata, è una catena che coinvolge carbonio, azoto e ossigeno, e anche questa alla fine va a produrre essenzialmente dei nuclei di elio. Ma ricordatevi un punto importantissimo. Questi cicli avvengono solo perché si sta andando da nuclei meno stabili a nuclei più stabili, cioè è conveniente dal punto di vista energetico, non si fanno debiti nelle stelle. Allora, come mai una stella normale sta in piedi? C'è la forza di gravità che la schiaccia, ma ci sono questi processi di fusione che per l'appunto liberano dell'energia. Liberare energia significa essenzialmente riscaldare la stella. C'è una pressione, cosiddetta termica, dovuta al fatto che la stella si è scaldata e quindi, poiché è più calda, le particelle che costituiscono si muovono più in fretta, hanno una più alta temperatura e riescono a supportare la pressione dovuta alla forza di gravità. In realtà la cosa può essere leggermente più complicata, ci può essere una pressione di radiazione, ma diciamo. Il succo della faccenda è che le stelle normali, come il Sole, stanno in piedi perché c'è un bilancio tra la forza di gravità che cercherebbe di schiacciarle e la pressione, ad esempio quella termica, dovuta al fatto che producono energia tramite questi cicli. Sono tutte reazioni esotermiche, tutte reazioni energeticamente convenienti che riscaldano la stella e la tengono in piedi. Se la stella è più massiva del Sole, si va avanti con questi cicli. Si va avanti, si continua a produrre elementi più pesanti. Si va a produrre il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, fino al silicio e al ferro. Si va a formare una sorta di struttura a cipolla con, nella zona centrale, gli elementi più pesanti. Ma fino a quando questa cosa continua? Questa cosa continua fino a che si arriva a produrre il ferro. Allora, questo diagrammino, che cos'è che ci dice? Ci dice, su questo asse, c'è un'indicazione di quanto siano legati i nuclei atomici. Quindi, più siamo in alto, qua sopra, più i costituenti dei nuclei atomici sono strettamente legati fra di loro. Allora, noi partivamo con dei nuclei leggeri, addirittura il protone, l'elio 3, e cosa succedeva? Bruciavamo nuclei leggeri e andavamo verso nuclei più pesanti, cioè andavamo verso nuclei che erano più legati, energeticamente più stabili, e quindi rilasciavamo energia in quel processo. Ma naturalmente quando arriviamo qua sopra, il gioco è finito. Non possiamo bruciare il ferro. Nel momento in cui nel centro della stella si forma un grosso nucleo di ferro, quella parte è inerte. Non c'è più modo di estrarre energia termica tramite qualche processo di fusione da quella zona centrale. Quando capita quello, è inevitabile che quella stella collassi. E comincia a collassare. Questa stella, la parte centrale, come dicevo, è più o meno simile a una nana bianca come massa e dimensione. Comincia a collassare da un raggio di circa 10.000 km fino a un raggio di 10 km. Questo processo di collasso dura una frazione di secondo, ordine di qualche centesimo di secondo. Cosa divertente, anche questo non si vede proprio benissimo, se uno va a guardare le scale dei tempi, si accorge che il tutto procede sempre più in fretta, sempre più in fretta. Mentre qua ci mettevamo all'inizio 1 milione di anni per bruciare l'idrogeno e formare l'elio, poi per fare l'ossigeno erano 600 anni, 6 mesi, un giorno, ed è finita lì.
Quindi questo processo avviene molto rapidamente nelle fasi terminali. Allora, qui ho una simulazione che volevo mostrarvi. Questa simulazione, ecco, devo chiarire, è una simulazione, cioè è ottenuta con un supercomputer che, come vedrete, ci ha messo alcuni mesi per riuscire a simulare il processo di esplosione di una supernova. Cosa vuol dire simularlo? Vuol dire che voi dividete la vostra stella che è collassata o che sta collassando in tante porzioncine e seguite letteralmente il comportamento di ciascuna di queste porzioni, non soltanto dal punto di vista meccanico, che so, rimbalza o non rimbalza, ma anche dal punto di vista chimico, che tipo di reazioni avvengono, i neutrini che vengono prodotti cosa fanno. È un sistema estremamente complesso. Il messaggio che voglio darvi, innanzitutto, è che al momento non esiste un meccanismo completamente successful in inglese, che abbia avuto un successo completo per spiegare l'esplosione di supernova. Quello che vi faccio vedere è praticamente lo stato dell'arte in una simulazione. Allora, scusate un secondo. Ecco, questa, come dice la didascalia, è una stella che sta per collassare. Guardate, è un aggeggio ancora esteso. E naturalmente cosa succede? Che, questo rompo un secondo, se no, scusatene, si può interrompere, sì, forse l'ho interrotto anche. Quello che succede è che la zona centrale della stella collassa, e come ho detto collassa su una scala di tempo piccolissima, le parti esterne non si accorgono di niente, no? Avete una stella di 1 milione di chilometri e soltanto la parte centrale sta collassando. A questo punto la prima idea che si intravede qua, la prima idea su come scoppiassero, esplodessero le supernove, era un'idea molto semplice. L'idea era che questa zona centrale collassava fino a raggiungere delle densità simili a quelle di un nucleo atomico. A questo punto l'interazione fra i neutroni è molto repulsiva e quindi c'era una sorta di rimbalzo meccanico. L'idea originaria degli anni 60, 70 anche, era che l'esplosione supernova avvenisse per una sorta di rimbalzo meccanico. La parte centrale collassava, raggiungeva queste densità fantastiche e poi partiva una sorta di onda d'urto. Questa onda d'urto si sarebbe allontanata dalla zona centrale e avrebbe disgregato e espulso le parti più esterne. È un'idea mica sbagliata e in effetti avviene. Ma da un punto di vista tecnico non funziona. Non funziona perché è vero che la parte centrale collassa fino a che non viene raggiunta la densità simile a quella dei nuclei atomici, che parte un'onda d'urto, ma poi quando mettete i numeri vi accorgete che non è sufficiente. Quest'onda d'urto comincia a propagarsi negli strati più esterni, man mano che si propaga quello che fa è andare a rompere, fra le altre cose, i nuclei atomici che sono presenti. Man mano che li rompe deposita un po' della sua energia e quando è ancora ben all'interno della stella che dovrebbe scoppiare, questa onda d'urto meccanica essenzialmente è morta. Quindi quello non era il meccanismo giusto. Allora la leggenda, questa probabilmente è una leggenda, dice che fu uno studente, avevano già questi programmi per simulare le esplosioni, e dovevano fermare il programma, perché costano cari questi programmi, devono fermare il programma dopo un centesimo di secondo. La leggenda dice che lo studente si dimenticò e lasciò andare avanti il programma e qualcosa di strano successe. Successe che i neutrini, che vengono prodotti perché i neutrini sono un modo ottimale di trasportare una parte di questa energia dovuta al fatto che il sistema è collassato, si è riscaldato. Avete visto la volta scorsa che i neutrini interagiscono molto poco, quindi possono dalla zona centrale andare verso l'esterno. Si pensava che non facessero un granché. In realtà, forse secondo lo studente o forse secondo Hans Bethe, diciamo, potrebbe essere Hans Bethe, diciamo, questo a scelta vostra, diciamo, è stato Hans Bethe, è stato uno studente, si accorse che in realtà i neutrini qualcosina facevano. È vero che interagiscono poco i neutrini prodotti dalla zona centrale man mano che se ne vanno verso l'esterno,
ma per quanto poco riescono a trasportare un pochino di calore dall'interno verso l'esterno. Allora il tutto funziona, o si vorrebbe che funzionasse, come una sorta di pentola a pressione. Pentola a pressione, cioè avete il coperchio, che in questo caso sono gli strati più esterni, trasportate calore dalla piccolissima zona centrale verso gli strati più esterni, aumenta la pressione termica, a un certo punto la pentola esplode. Questa sarebbe l'idea, di nuovo un'idea relativamente semplice, che in parte sembrava funzionare e che è quella che si vede essenzialmente qua in questo trasporto di calore. In realtà, di nuovo, si è visto che quantitativamente non funzionava. Su questo punto ci sono state simulazioni per 10-20 anni, perché sono estremamente complicati questi processi. Negli ultimissimi anni, diciamo negli ultimi meno di 10 anni, si è notato che c'è ancora un'altra possibilità interessante. Questa possibilità è una instabilità idrodinamica, che in realtà forse noi vediamo tutti i giorni a casa nostra. Se voi avete dell'acqua nel lavandino e aprite lo scarico, l'acqua, prima cosa, comincia probabilmente a girare intorno al buco di scarico. Qualche volta, se guardate bene, notate che l'acqua complessivamente, oltre che girare, oscilla anche un pochino, fa un movimento di questo tipo. È una instabilità fluidodinamica. Questa instabilità non si pensava che avvenisse nelle stelle di neutroni. E invece, questa instabilità si manifesta, e adesso la vedremo, credo, nei prossimi secondi, ed è molto importante. Perché è molto importante? Vi ricordate che vi dicevo, si vorrebbe che la supernova scoppiasse come una pentola a pressione. E per fare questo vorremmo trasportare del calore rapidamente dalla zona più interna alla zona più esterna. Se voi avete queste micidiali oscillazioni, queste rimescolano nuovamente il materiale dentro la vostra pentola e possono favorire l'esplosione di supernova. Lo stato dell'arte, ecco, dice, per simulare mezzo secondo ci abbiamo messo 4,5 mesi di un supercalcolatore. Quindi ricordatevi questa cosa. Quando qualcuno vi chiede, dice, ma cosa servono questi supercalcolatori? Servono a fare queste cose, perché una stella che esplode è un sistema estremamente complesso, così complesso che persino con i più veloci computer che abbiamo attualmente, se volete provare a simulare l'esplosione di una supernova, una qualcosa che avviene una frazione di secondo, ci mettete mesi di tempo di calcolo. La conclusione è però che purtroppo, nonostante questa instabilità probabilmente favorisca il processo di esplosione, non si è ancora veramente in grado di fare scoppiare una supernova, nemmeno con questo meccanismo. Quindi, se ripensate un attimo, vi ho detto, prima idea di base era un rimbalzo meccanico, esiste, avviene, ma non è sufficiente. Seconda idea, trasporto di neutrini. Questi neutrini depositano energia nella parte più esterna. Esiste, avviene, ma non è sufficiente. Instabilità idrodinamiche esistono. Per il momento, purtroppo, possiamo solo dire che non sono ancora in grado di... Quindi questo è uno dei problemi aperti dell'astrofisica. Capire realmente come scoppiano le supernove. Qui ho due slide rapidamente. Sapete ovviamente che c'è stata una esplosione di supernova essenzialmente nella nostra galassia, o meglio nelle nubi di Magellano. Sapete anche che ci aspetteremmo di vederne molte di più, e però purtroppo al momento c'è carenza di esplosioni di supernova. E sapete anche, molto probabilmente, perché ve l'ha raccontato la spicca della settimana scorsa, che nell'87, quando è scoppiata la supernova nelle nubi di Magellano, sono stati osservati neutrini prodotti in quella esplosione, e quei neutrini hanno confermato alcune cose base del meccanismo di esplosione di supernova. Quei neutrini sono proprio quei neutrini di cui parlavo prima, hanno viaggiato per lunghissimo tempo, li abbiamo raccolti in uno dei nostri rivelatori,
e possiamo andare a stimare quant'era l'energia totale emessa dai neutrini, o meglio, trasportata dai neutrini emessi dalla stella che è esplosa. Questa energia totale, questo numero non vi dirà un granché, 10 alla 53 erg, ma è un numero in realtà molto interessante, perché ci dice che è vero che la stragrande parte dell'energia rilasciata al momento del collasso che poi produce la stella di neutroni va proprio a finire in neutrini. Almeno questo l'abbiamo imparato con certezza. Ok, non parlerò troppo di onde gravitazionali, perché ne parlerà il professor Ruffini fra un paio di settimane, ma non posso non dire qualcosa, perché in realtà le stelle di neutroni, come vi ho anticipato, sono fortemente correlate con la possibilità di emettere onde gravitazionali. Beh, in realtà qualcuno, il premio Nobel, l'ha già avuto grazie a questa correlazione, perché questi due signori, Hulse e Taylor, scoprirono un sistema binario. E quindi avevate due stelle di neutroni che ruotavano l'una intorno all'altra, abbastanza strette, abbastanza vicine, che secondo la teoria della relatività generale emettevano abbastanza onde gravitazionali. Se pensate a un meccanismo simile a quello che avete in elettromagnetismo, no? In elettromagnetismo avete la cosa più semplice, è un dipolo oscillante. Non ci può essere l'equivalente del dipolo oscillante per l'emissione delle onde gravitazionali. Potrei dimostrarvelo facilmente, ma poi il professor Savrier mi ucciderebbe, perché direbbe che uso delle formule, ma è connesso col fatto che in realtà se provaste a generare onde gravitazionali da, come dire, l'equivalente di un dipolo elettrico, violereste il principio di conservazione dell'impulso. Quindi in realtà dovete andare a un ordine successivo, cioè non vi basta che sia un'oscillazione di tipo dipolare, deve essere almeno quadrupolare, cioè dovete avere più momento angolare in gioco. Però un sistema binario va bene, quello è ottimo per generare onde gravitazionali. Naturalmente quello che videro Hulse e Taylor nel 74 non era direttamente le onde gravitazionali, notarono solo una cosa, ma mica da poco, notarono che questo sistema si stava leggermente, progressivamente contraendo, e quindi contraendosi stava aumentando, stava diminuendo il periodo di rotazione. Come mai questo sistema si stava contraendo? Perché stava perdendo energia. E questa energia come mai veniva emessa? Perché probabilmente venivano emesse onde gravitazionali. Allora la cosa fenomenale è che se voi prendete questa linea solida, anche se uno potrebbe pensare, non è semplicemente, come si dice tecnicamente, un fit dei dati, cioè una curva tracciata a posteriori per andare vicino ai dati, è la predizione della relatività generale. I puntini sono le osservazioni dei signori Hulse e Taylor. Io penso che sia stupefacente il fatto che ci sia una teoria che riesce a spiegare i dati con una precisione così enorme. E grazie a questo, questa fu essenzialmente l'indicazione indiretta, l'ho scritto qua sopra, dell'esistenza delle onde gravitazionali. Torno un secondo solo su perché le stelle di neutroni sono così interessanti dal punto di vista delle onde gravitazionali. Sono interessanti perché sono maledettamente compatte. Allora, c'è una cosettina che è facile dimostrare. Se uno è interessato a capire qual è la luminosità di emissione di onde gravitazionali, si accorge subito che quello che c'entra è la cosiddetta compattezza della sorgente. Compattezza vuol dire essenzialmente questo rapporto fra la massa della sorgente e la dimensione della sorgente. Allora, se uno fa questo tipo di rapporto, ho dovuto inserire delle costanti per rendere questa quantità, come si dice tecnicamente, adimensionale, cioè un numero puro. Se uno fa questo rapporto si accorge che per la Terra questo rapporto fa 10 alla meno 10, che vuol dire un decimo di miliardesimo, insomma. Per il Sole un milionesimo.
La nana bianca è già più bella compatta, perché abbiamo preso il Sole e abbiamo schiacciato 10.000 km, ma guardate una stella di neutroni. La stella di neutroni è praticamente l'ultimo tentativo della materia di resistere prima di collassare a buco nero, perché poi per il buco nero, per definizione, questo rapporto fa 1, e qui siete a 0,2-0,4. Quindi se quello che è rilevante per la capacità di emissione di onde gravitazionali è la compattezza, è chiaro che le stelle di neutroni sono dei buoni candidati di sorgenti di onde gravitazionali. Fra le altre cose, questo significa, e chi fa i calcoli lo fa tutti i giorni, che se volete provare a capire qualcosa delle stelle di neutroni, non potete usare la fisica newtoniana, dovete usare la relatività generale. Non c'è modo di evitarlo. Questi sono alcuni dei rivelatori, questo l'ho fatto prima che poi venissero scoperte le onde gravitazionali, e questi rivelatori di onde gravitazionali, sapete, sono degli interferometri, quindi essenzialmente sono costruiti in modo tale che avete la luce che si muove in due direzioni ortogonali e andate a guardare cosa succede quando la luce interferisce al centro dei due assi. Quando vi arriva un'onda gravitazionale, cosa che fa? L'onda gravitazionale contrae le lunghezze, quelle spaziali, prima che arrivi lungo questo asse, prima che da là in fondo verso qua sia l'asse di propagazione delle onde gravitazionali. Queste onde gravitazionali oscillano in direzione ortogonale all'asse, in una direzione dilatano le lunghezze, nell'altra le contraggono. Quindi cosa succede? Arrivano sul vostro interferometro e vanno a modificare la lunghezza d'onda della luce su uno dei bracci rispetto a quello dell'altro. Andate a guardare quello che succede nel punto di interferenza e osservate un piccolissimo effetto. Sono sicuro che poi Remo Ruffini questa cosa la spiegherà con dovizia di particolare, ma questo essenzialmente è il meccanismo. E questo non posso non farlo vedere. Questo è l'osservazione delle onde gravitazionali. Questo è quello che si è osservato in associazione con un evento che è venuto, che abbiamo osservato in settembre, l'articolo pubblicato adesso, ma è stato osservato in settembre. Quindi ci sono due rivelatori attivi contemporaneamente, Hanford e Livingston. La cosa spettacolare qual è? La cosa spettacolare è che se voi mettete le due osservazioni, questa qua, sopra l'altra, per prima cosa notate che sono micidialmente sovrapposte, che vuol dire che non era rumore, era un vero segnale. Ma poi, soprattutto, quando le confrontate con una simulazione teorica di che cosa doveva saltare fuori, è lui. Non c'è dubbio. Quindi questa è la prova che quello che è stato visto era proprio un segnale, non era una cosa spuria. Ma non solo. Ci tornerò fra un secondo, ho quasi finito, Mauro, non ti preoccupare. Si imparano un sacco di cose osservando questo tipo di onde, perché c'è questa prima fase che vedete qua, fino a questo picco, è la cosiddetta fase di in spiral, cioè avete, in questo caso non sono due stelle neutroni, sono due buchi neri di decine di masse solari che hanno fatto coalescenza. Il momento della coalescenza è questo, il momento del picco. Quindi questa è la fase di in spiral. Sono ancora separati e stanno per fare coalescenza. Fanno coalescenza, formano un buco nero ancora più grosso che ruota e per via della rotazione emette ancora un segnale che poi rapidamente muore. Adesso fra un secondo ci torno, perché questo in futuro, io spero anche in un futuro non così remoto da essere già in pensione, vediamo, questo aspetto da discutere, si potrà studiare la stessa cosa facendo il merger di due stelle di neutroni, ma lì si imparerà qualcosa di fondamentale, ma veramente fondamentale per la fisica nucleare. Perché in quel caso, se anziché essere due buchi neri che fanno coalescenza, fossero due stelle di neutroni che fanno coalescenza, guardando le ultime fasi della loro esistenza, prima appunto di fare il merger, imparate qualcosa di fondamentale su come è fatta la materia dentro quelle due stelle di neutroni. Non solo, ma in realtà se voi osservate qualcosa subito dopo, allora molte simulazioni dicono che non si va a formare subito un buco nero,
Addirittura potrebbe anche essere che non si forma proprio un buco nero. Ma se anche si forma dopo un po' di tempo, perché quella zona, quel sistema che si è formato ruota molto in fretta e non collassa subito un buco nero. Allora cos'è che imparate di veramente fondamentale? Imparate come è fatta la materia dopo che c'è stata la fusione di due stelle di neutroni a formarne un'altra ancora più massiva. Questo è una sorta di sacro graal per la fisica nucleare, specialmente per quelli come noi, che studiano la materia densa e che vogliono capire qualcosa di cosa succede alle alte densità. Voi studiate contemporaneamente con un solo processo il comportamento della materia dentro due stelle di neutroni separate di massa relativamente piccola e lo stesso processo vi dà delle informazioni su quello che succede dopo che quelle due stelle di neutroni ne hanno formate un'altra più massiva. È qualcosa che soltanto con le onde gravitazionali essenzialmente si può essere in grado di studiare. Questo forse non ve lo faccio vedere, c'era una piccola simulazione del merger, ma alla fine vi faccio vedere qualche secondo magari di questa simulazione, vediamo se riesco a far partire la simulazione nel momento giusto, che non è proprio ovvio, forse anche no. Vabbè, pazienza, non ve lo faccio vedere, non è che ci perdete molto. Cioè, questa era una simulazione di un merger di due stelle di neutroni per darvi anche l'informazione che si è in grado di seguire, come si prova a seguire il processo di esplosione di una supernova, si può provare a seguire il processo di merger. E naturalmente seguendolo si possono fornire delle indicazioni a chi farà le osservazioni e quindi correlare le osservazioni con la teoria. È un sistema, anche in questo caso, estremamente complesso, ma si può imparare qualcosa. Vorrei tornare un secondo, ve l'ho menzionato nella seconda slide, vorrei tornare un secondo sulla questione della formazione dei nuclei più pesanti. Allora, quello che vedete in questa trasparenza sono le cosiddette abbondanze dei nuclei atomici, cioè possiamo guardarci intorno, ad esempio guardare il Sole, guardare il Sistema Solare, e possiamo chiederci qual è il numero di atomi di idrogeno, o di elio, di carbonio, di ossigeno, eccetera, eccetera. Quello che si nota, questa è di nuovo una scala logaritmica per inciso, quindi vuol dire, la scala è arbitraria, ma vuol dire che se siete piazzati qua, avete un certo numero, siete piazzati qua sopra, avete 100 volte tanto quel numero, 10.000 volte tanto quel numero, 1.000.000 di volte quel numero, eccetera. Cos'è che notate? Notate che c'è un bellissimo picco in corrispondenza del ferro, c'è tantissimo ferro, perché vi ricordate che il ferro è il prodotto finale dell'evoluzione di una stella normale. Poi però ci sono degli altri picchettini, e l'esistenza di questi picchettini è legata al fatto che la struttura dei nuclei atomici è complessa e ci sono delle zone più stabili e delle zone meno stabili. Zone in che senso? Certi rapporti speciali fra numero di neutroni e numero di protoni producono un nucleo particolarmente stabile, poi diventa un po' meno stabile, poi torna a essere stabile, eccetera, eccetera. In particolare, si nota da qua, ci sono tre picchettini. Vuol dire che è più facile guardiamo intorno all'universo, ci accorgiamo che ci sono più nuclei che stanno qua di quelli che stanno qua sotto, eccetera, eccetera. Ovviamente la domanda base è come facciamo a produrre questi nuclei, con quali processi? Allora, come vi menzionavo prima, si è pensato per tantissimo tempo che i nuclei più pesanti del ferro si producessero nelle esplosioni di supernova, per il motivo che vi ho un po' menzionato. Bisogna di supernova, avete il ferro, su questo non c'è problema, un sacco di ferro. Ok, dopodiché formate la stella di neutroni, che c'ha un sacco di neutroni, e cominciate a cacciare fuori un po' di neutroni, essenzialmente con una pressione dovuta ai neutrini. Questi neutroni vanno a interagire con il ferro e comincia tutta una serie di processi di cattura di neutroni, ottengo un nucleo pesante, magari ne cattura ancora, dopodiché un po' faccio sì, decadimento beta, cioè un neutrone che va in un protone più un elettrone e un antineutrino. Vado avanti a catturare neutroni, man mano che catturo neutroni e poi lascio che il sistema si stabilizzi, vado a generare nuclei sempre più
massivi. Si chiamano processi R e processi S. E si pensava, ok, avvengono nell'esplosione di una supernova. In realtà non si è mai riusciti realmente a spiegare l'ultimo picco. Cioè si riusciva più o meno a spiegare questi due picchi, ma non si riusciva a spiegare come mai fossero così abbondanti questi nuclei pesanti. Come mai? Perché il processo terminava prima di essere riusciti ad arrivare realmente in questa zona. Questo è cambiato negli ultimissimi anni, direi che è una cosa più recente di 3-4 anni, perché si è pensato che nel processo di merger di due stelle di neutroni, beh, anche lì probabilmente ci possono essere questi processi di cattura neutronica. Come mai? Beh, prima cosa notate che avete già due stelle di neutroni. Il secondo punto, molto importante tecnicamente, è che quando queste due stelle di neutroni cominciano ad interagire, un pochino di questi neutroni vengono cacciati fuori. È facile immaginare che saranno delle micidiali onde d'urto in questo processo. Ma la cosa tecnicamente interessante è che quei neutroni sono emessi per un processo meccanico. Non sono emessi perché c'erano i neutrini che spingevano. Perché questo è importante? Perché i neutrini, quello che fanno solitamente, è che prendono poi un neutrone e lo trasformo di nuovo in un protone. E questo è sgradevole, perché riduce il numero di neutroni che noi volevamo avere in gioco per riuscire a formare i nuclei più pesanti. Ma se i neutroni sono emessi in un modo dinamico, per via di un processo meccanico, restano neutroni. Conclusione, le simulazioni fatte adesso sul merger di due stelle di neutroni dicono che si riesce finalmente a popolare quest'ultimo picco che era una sorta di mistero. Quindi, come vi ho detto, il vostro anello probabilmente si è formato nel momento del merger di due stelle di neutroni. L'ultimissima parte, ci metterò ancora 10 minuti e ho finito. Che cosa impariamo studiando le stelle di neutroni? Un po' di queste cose ve le ho già dette, ovviamente. Vi ho detto che si impara qualcosa di relatività generale, in particolare le onde gravitazionali. Vi ho menzionato che si impara qualcosa sui neutrini, sono particelle prodotte in grandissima quantità al momento l'esplosione di supernova, si possono mettere dei vincoli sulla produzione di altre particelle, non vi dirà niente la parola assioni, sono altre particelle che potrebbero essere prodotte al momento dell'esplosione di supernova e se vengono prodotte modificherebbero tutto il processo, quindi vincoli sul fatto che non possono essere prodotte più di tanto. Vi ho detto che sono all'origine della produzione dei nuclei pesanti. Non vi ho realmente menzionato in realtà i gamma ray burst, ho fatto molto male, ve li menziono adesso. Quando voi fate il merger di due stelle di neutroni, si pensa che il merger di due stelle di neutroni a formare o un buco nero o una stella di neutroni ultramassiva sia all'origine di un certo tipo di gamma ray burst. Quello che capisco qualche anno fa, ci fu nell'universo già un seminario sui gamma ray burst. Gamma ray burst sono degli eventi estremamente violenti dove si vede una fantastica emissione di raggi gamma e sono però divisi almeno in due categorie, i cosiddetti gamma ray burst lunghi, che hanno delle durate dell'ordine almeno di decine di secondi, e i gamma ray burst brevi, con durate dell'ordine di un decimo di secondo. Si ritiene che questi gamma ray burst brevi siano probabilmente connessi con il processo di merger di due stelle di neutroni. Il modo dettagliato in cui questo processo di merger genera un gamma ray burst breve è ancora essenzialmente una questione aperta ed è una delle cose su cui anche noi lavoriamo. Vorrei però chiudere questa faccenda menzionando quello che per chi fa fisica nucleare è l'aspetto fondamentale dello studio delle stelle di neutroni. E cioè il fatto che dallo studio delle stelle di neutroni si impari qualcosa del comportamento della materia a densità estremamente grandi. Come mai? Che cosa si può imparare? La prima domanda che uno potrebbe porsi è, ma scusate un attimo, spendete tantissimi soldi a costruire degli acceleratori, al CERN avete LHC,
abbiamo imparato che fate collidere al CERN, che so, dei nuclei pesanti ad altissima energia. Beh, se io ho due nuclei pesanti li faccio collidere ad altissima energia, la prima idea che viene, beh, si formerà un sistema per un certo lasso di tempo di enorme densità. Studiatele lì, anziché andare a guardare nelle stelle, no? La risposta è che purtroppo non si impara niente del comportamento della materia ad alte densità facendo quel tipo di esperimenti. Come mai? Perché quando voi fate collidere due nuclei di altissima energia, quello che succede è che la maggior parte di questa energia va a finire in calore. Allora, produrre un sacco di calore vuol dire avere una grandissima pressione termica. Questa pressione termica essenzialmente impedisce al sistema di raggiungere delle altissime densità. Quindi scaldate tantissimo il sistema, ma il sistema non è così denso. La situazione è molto più complessa di come l'ho detto adesso, però essenzialmente funziona un po' così. Quindi se voi andate al CERN e fate un esperimento, abbiamo un bellissimo esperimento che si chiama ALICE, Alice, in cui facciamo collidere nuclei atomici di altissima energia, impariamo qualcosa. Ma cosa impariamo? Impariamo il comportamento della materia ad altissime temperature. Questa scala non vi dice probabilmente niente, ma per cercare di un pochino di rendervela comprensibile, questa scala di temperature è misurata in una certa unità che si chiamano mega electron volt, che è una scala di energia. Allora, cosa vuol dire questa scala di energia? Voi avete certe particelle, che so, il pione, che su questa scala ha un'energia, una massa che è equivalente a un'energia di circa 140 mega electron volt. Il protone e il neutrone hanno una massa equivalente in energia di circa 930 mega electron volt. Quindi cosa vuol dire che noi riusciamo ad avere temperature dell'ordine di 170-200 MeV? Vuol dire che riusciamo ad avere delle energie medie delle particelle che sono paragonabili alla loro massa. Il che vuol dire che noi produciamo tantissime particelle nuove. Quindi quello che facciamo al CERN è studiare il comportamento della materia in condizioni estreme, ma estreme di temperatura. Cioè una situazione in cui la temperatura è così elevata che produciamo tantissime particelle. Le stelle di neutroni stanno esattamente nell'altro regime. Sono relativamente fredde. Dice, ma fredde, come fredde? Ma hai detto che erano calde. Sì, ma da capirsi un attimo. Sono fredde perché al massimo hanno una temperatura dell'ordine di qualche mega electron volt, quando dopo poco si sono formate. Questa scala era 170, quindi stanno qui sotto loro. Però sono estremamente dense. Ci sono situazioni intermedie, ad esempio il momento dell'esplosione della supernova, questa è una cosa molto interessante. C'è un punto di contatto. Fa gli esperimenti di laboratorio e l'astrofisica. Il meglio che potete fare in esperimenti di laboratorio per avvicinarvi a delle condizioni simili astrofisiche è produrre una collisione che non scalda tantissimo, scalda qualche decina di mega electron volt, ma raggiunge densità abbastanza grosse. La materia in quelle condizioni, se uno guarda nel dettaglio, assomiglia proprio alla materia al momento del collasso che precede l'esplosione di supernova. Questo è il punto più stretto, ma anche l'unico per certi versi, di contatto fra esperimenti di laboratorio e l'astrofisica. Altrimenti questo diagramma temperatura-densità voi lo studiate in modo diverso in zone diverse. Qua con gli esperimenti di laboratorio, qua con l'astrofisica. Chi fa fisica nucleare, cos'è che vorrebbe imparare? Vorrebbe imparare cosa c'è dentro una stella di neutroni, come è fatto l'interno di una stella di neutroni. Vedete, è fatta di neutroni, ma non è mica vero. È fatta di neutroni forse nella parte più esterna, e non sono comunque solo neutroni, ci sono un po' di protoni e un po' di elettroni per fare carica elettrica totale zero. Ma questo probabilmente soltanto nella parte più esterna. Nella parte più interna, dove le densità sono ancora più alte,
molto probabilmente vengono prodotte delle particelle di tipo diverso, i peroni, altre risonanze dei vostri adroni. Questo è il tipo di problema che interessa chi fa fisica nucleare, cioè andare a capire che tipo di particelle esistono realmente all'interno di una stella di neutroni. Ma come fate a imparare questo tipo di cose? È maledettamente difficile. Perché le informazioni che abbiamo dall'astrofisica alla fin fine sono povere, sono un po' scarse, diciamo. Cioè, cos'è che possiamo imparare? Noi osserviamo dei segnali nel radio, nell'X, cose di questo tipo. Vi faccio un solo esempio, perché anche questo è stato un grosso passo in avanti degli ultimissimi anni, 2010-2013. È stato possibile osservare l'esistenza di stelle di neutroni di due masse solari. Ma la cosa interessante è anche capire in che modo si è riusciti a capire che c'erano degli oggetti di due masse solari. Si è riusciti a estrarre questa informazione usando di nuovo la relatività generale. In che modo? Immaginate di avere nuovamente un sistema binario di due stelle che ruotano una intorno all'altra. Allora, che cosa succede? Voi siete qua e avete il sistema binario là in fondo e avete una stella per l'appunto che gira intorno all'altra. Se la stella che emette il segnale, come dire, è quella che gira intorno alla compagna, ci sarà un momento in cui è dietro la compagna e un momento in cui è davanti alla compagna. Allora, quando è dietro alla compagna, il segnale radio per arrivare da voi deve letteralmente passare di fianco alla compagna. Questo porta a una modifica della frequenza di questo segnale. Si chiama ritardo di Shapiro, Shapiro delay. Quindi se voi andate a guardare con grande precisione la frequenza di una pulsar, il fatto che in un certo momento la pulsar si trovasse dietro la stella compagna oppure davanti porta a una piccola modifica del periodo osservato. Questa piccola modifica è connessa con le masse dei due oggetti. Questa modifica è esclusivamente dovuta alla relatività generale, perché è dovuta al fatto che il segnale elettromagnetico si propaga vicino a un'altra stella massiva. Quindi un'analisi estremamente raffinata che però ha portato alla conclusione che quel sistema contenesse una stella di neutroni di due masse solari. Questo è purtroppo il tipo di analisi necessario per imparare qualcosa. Se volete imparare qualcosa su masse Ranci dovete fare questo. Queste sono le ultime, anzi l'ultima slide, questa. L'ultima slide vorrei un pochino, diciamo, dirvi che cosa si fa, chi fa questo tipo di ricerca oggigiorno. Vi ho menzionato prima che sarebbe interessante capire la composizione interna di una stella di neutroni. Ma in realtà la cosa può essere anche più radicale, nel senso che non soltanto non sappiamo bene se produciamo nella zona centrale, che so, degli iperoni o altri tipi di particelle, ma c'è una domanda più radicale che possiamo porci. Forse nelle zone centrali almeno i quark, che sono solitamente intrappolati all'interno dei neutroni e protoni, e che in quelle zone centrali, con quelle densità così elevate, questi quark sono liberi e quindi nella zona centrale abbiamo dei quark, come si dice, deconfinati, che possono muoversi, come dire, liberamente in una zona grossa. Ovvero è per caso vero che il processo di deconfinamento dei quark, che si studia al CERN con esperimenti tipo ELIS, in realtà è realizzato nelle stelle di neutroni? E questa è già una domanda interessante, ma ce n'è un'altra ancora più interessante, perché ha a che fare con una cosa ancora più drammatica per quanto speculativa. È stato ipotizzato molti anni fa da un famosissimo fisico teorico, Ed Witten, che in realtà gli oggetti più stabili non siano i nuclei di ferro, come vi ho detto prima io, siano degli oggetti fatti da una miscela di quark deconfinati. Se questo fosse vero, allora potresti immaginare
di avere delle stelle integralmente fatte da quark deconfinati. Questa ipotesi di Witten. L'ipotesi di Witten porta alla conclusione appunto che potrebbero esistere degli oggetti simili alle stelle dei neutroni, ma integralmente fatte da quark deconfinati. È vero che esistono? Non lo sappiamo. Potrebbero persino coesistere. Anzi, la cosa su cui lavoriamo noi è proprio questa idea, l'idea che coesistano stelle di neutroni con stelle di quark deconfinati. Ha un sacco di implicazioni legate al modo in cui si passa da una configurazione all'altra, processi esplosivi che possono essere connessi, è una grossa speculazione, ma lasciatemi finire con una sorta di aneddoto che in qualche modo rincuora chi fa questa speculazione. Qualche anno fa sono andato a una conferenza in Sardegna e come ospite c'era una signora non più proprio giovanissima, Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, se vi ricordate, era quella ragazzina che mentre faceva il dottorato aveva scoperto la pulsazione delle pulsar. Poi il premio Nobel l'ha avuto il suo professore, no. Però l'aveva scoperto lei, insomma. Ecco. E Jocelyn Bell ha fatto un sorta di seminario riassuntivo della conferenza e alla fine, con mia sorpresa piacevole, ha detto, beh, potrebbe benissimo essere che non ci sia un solo tipo di stelle di neutroni, potrebbero essercene due. Era la prima volta che sentivo una persona così famosa menzionare la possibilità concreta che ci fosse più di un tipo di stelle di neutroni. Quindi per quanto sia una grossa speculazione, però stiamo cercando di ancorarla ovviamente a dati osservativi, il fatto che qualcuno nel mondo pensi che sia una speculazione che vale la pena di fare un po' mi rincuora. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie allora Alessandro per questa magnifica lezione, è stata proprio una lezione questa, un pochino di astrofisica, una carrellata dalla nascita forse delle stelle fino alla fine, fino alle stelle di neutroni ed oltre. Adesso vediamo se ci sono delle domande come di consueto. Allora, una te la faccio io, ma se queste esistessero, cioè? Stelle quark. Esatto. Qualcuno pensa come potrebbe rivelarle, cioè qual è il segnale attraverso il quale si potrebbe vedere una stella di questo genere? Ci sono tantissimi, e su questo è quello su cui stiamo proprio lavorando, diciamo. Menziono alcuni. Allora, la prima cosa è riuscire a misurare il raggio di questi oggetti. È una misura estremamente difficile. Ma in realtà ci sono degli esperimenti che sono stati proposti e uno partirà l'anno prossimo sulla Space Station che servono proprio ad andare a misurare il raggio delle stelle di neutroni, qualunque cosa esse siano. La previsione è che dalla misura del raggio si possa capire se è una stella di neutroni o se è una stella quark, prima possibilità. Seconda possibilità è che sono l'esistenza di questi due tipi di oggetti è probabilmente, se esistono due tipi di oggetti, è connessa con fenomeni esplosivi, perché tu puoi passare dall'uno all'altro e quando hai una transizione emetti un sacco di energia e questo può essere connesso con i gamma ray burst. Ma la cosa più bella, l'ho menzionata prima, nei prossimi anni, si pensa a sto punto con buona sicurezza, verranno osservate onde gravitazionali associate con il processo di merger di due stelle di neutroni. A quel punto, secondo noi, si vedrà una cosa spettacolare. Si vedrà che la materia, prima della coalescenza, si comporta in un certo modo, un attimo dopo si comporta in un modo diverso. Come mai? Perché prima erano stelle di neutroni normali e dopo è diventata una stella quark. Solo per menzionare alcune possibili segnature di questa cosa.
Mauro Cucciù. Domanda? Sì. Ho preso appunti e sono rimasto naturalmente ignorante. Vedo. Ah, da sopra. Sono rimasto ovviamente ignorantissimo. Anch'io. Ma un cenno sulla gamma possibile di cosiddetti oggetti stellari. Gli oggetti stellari, sì, vanno da più piccoli del Sole a più grandi del Sole, abbondantemente, no? Sì. Gli oggetti di partenza. Le stelle di partenza, sì, certo. Sì. La frazione che può diventare stella di neutroni o quel che è, sì, è piuttosto limitata in questa gamma. Not really. Allora, essenzialmente, adesso, più che di dimensioni, di masse parlerei, di masse. Allora, ovviamente ci sono tantissime stelle che hanno la massa simile a quella del Sole, ma le stelle che andranno a formare una stella di neutroni sono comunque dell'ordine dell'1%. Allora, abbiamo 100 miliardi di stelle, ce ne resta un miliardo. Quindi, insomma, ce ne sono parecchie in realtà, quindi non c'è carenza di questi oggetti. Il problema ovviamente è legato al modo in cui si vanno a osservare, che purtroppo è un modo complesso, come vi dicevo, si possono osservare come pulsar e va bene, ma se vogliamo avere un segnale direttamente connesso con la struttura di questi oggetti, dobbiamo vedere nell'X. E i satelliti X sono assai più complicati, le osservazioni X sono assai più complicate che non le osservazioni nell'ottico. Qua a Ferrara, lasciatemelo menzionare, abbiamo da molti anni uno studio per la produzione delle cosiddette lenti di Laue. Queste lenti di Laue servirebbero a collimare i raggi X in modo analogo a quello in cui una lente normale collima le onde elettromagnetiche. I nostri amici che fanno questa cosa ci stanno provando, se ci riusciranno sarà fantastico. Ci sono altre domande? Sì, un attimo. Una curiosità. E le stelle a neutroni binarie vuol dire che sono esplose contemporaneamente due supernove? No, molto, 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 buona domanda, molto, molto, molto interessante e molto complicato in realtà. Tipicamente questi sistemi sono sistemi molto vecchi, perché quello che succede è che, l'ho detto ma molto rapidamente, forse non è passato totalmente inosservato, diciamo, più il progenitore è massivo, più rapidamente evolve. Quindi quello che tipicamente succede è che il progenitore più massivo era quello che ha evoluto più in fretta e quindi alla fine è andato a formare una stella di neutroni. Allora una possibilità è che quello scoppia. Una parte del materiale potrebbe addirittura essere trasferito alla stella compagna, accelerando il processo di evoluzione e poi quella va a scoppiare nuovamente. Ci sono altri sistemi analoghi, i cosiddetti low mass X-ray binaries, che sono sistemi binari di stelle di neutroni e nana bianca. Anche lì il gioco è molto complesso, chi scoppia prima, ma è talmente complesso che si ritiene che quel tipo di sistemi binari siano tra gli oggetti complessivamente più vecchi che ci sono nell'universo. Addirittura anni fa c'era un problema, nel senso che sembrava che fossero più vecchi all'epoca dell'età stimata dell'universo, poi si è visto che non era vero, stiamo parlando di molti miliardi di anni per riuscire a formare quel tipo di oggetti, quindi non li fai contemporaneamente, scoppia uno, frammento di massa, insomma è complessa come gioco. Ecco, sì. C'è qualche altra domanda, qualche curiosità, come il signore prima ha detto, che sono sempre molto interessanti. Allora, mentre riflettete, così hanno modo di vedere se c'è qualcos'altro che vogliono chiedere. L'altro giorno abbiamo parlato al telefono di una cosa che mi è sembrata molto interessante. Qualcuno ti aveva fatto una domanda, non io, non sono così esperto a poter fare una domanda di questo genere, e era uno studente forse? È un collega russo. D'accordo. Tu parli sempre di sistemi binari, no? Ma di sistemi ternari esistono? Che cosa hanno di interessante? A me è sembrato molto interessante, sì. Quindi vorrei che tu lo ridicessi al fino pubblico. A pochissimo tempo fa, ho detto, non sono un astrofisico, quindi sono ignorantissimo di astrofisica. Così ignorante che la domanda sui sistemi ternari me l'ha fatta qualche studente l'anno scorso, a un seminario come questo,
E ho risposto dicendo che non avevo più pallida idea di cosa fossero i sistemi ternari. Dopodiché un po' l'ho imparato, ho imparato alcune cose divertenti. Innanzitutto che i sistemi binari si ritiene adesso, se uno segue l'evoluzione delle stelle, eccetera, eccetera, che in realtà in molti casi discendono da sistemi addirittura ternari in cui una delle componenti è stata completamente assorbita dagli altri. Quello che aveva in mente Mauro, probabilmente, era, lo dico Mauro, c'è una anomalia, una stranezza, diciamo, che è stata osservata in associazione con la emissione di onde gravitazionali che abbiamo discusso un attimo fa. Cioè, segnale di onde gravitazionali, un satellite che si chiama Fermi-LAT, un satellite che guarda essenzialmente nello spettro gamma, ha osservato una emissione nel gamma molto vicina temporalmente al picco dell'emissione delle onde gravitazionali, con un piccolo ritardo, 0,4 secondi, una durata di circa un secondo. Allora, non si può escludere che questo segnale sia casualmente associato con l'emissione di onde gravitazionali, ma è talmente vicino temporalmente, in realtà anche sembra provenire più o meno dalla stessa direzione, che è quasi inevitabile chiedersi, ma forse sono due eventi connessi. Allora, come mai se sono connessi la cosa è abbastanza interessante e persino leggermente sorprendente? Perché vi ho detto prima che questo segnale di onde gravitazionali sarebbe stato dovuto alla coalescenza di due buchi neri. Allora, i buchi neri sapete che sono aggeggi da cui non esce tanta roba, non esce niente, se non su scale di tempo colossali, l'emissione di Hawking, eccetera. Non esce niente. Quindi, se voi avete la coalescenza di due buchi neri nudi e crudi, non esce niente che non sia il segnale di onde gravitazionali. Come mai allora si sarebbe forse visto un segnale in gamma? Beh, evidentemente c'era qualcos'altro. Però la cosa divertente è capire questo qualcos'altro avrebbe generato un segnale, ma con un piccolo ritardo, 0,4 secondi, rispetto all'evento. Allora, una possibilità. Sistema ternario, come dice il professor Savrier, dove avevate i due buchi neri e una stella di neutroni che girava intorno. Molto vicina, però, molto vicina. Diciamo 1000 chilometri dal centro. Se è così vicina, l'onda gravitazionale disturba in modo significativo la struttura della stella di neutroni. Se avessimo ragione noi a dire che esistono stelle di neutroni e stelle a quark, potrebbe essere sufficiente quel disturbo a far transire da stella di neutroni a stella a quark. La cosa divertente è che se guardate quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, vi accorgete che ci sarebbe un ritardo dell'ordine di qualche decimo di secondo, una durata di circa un secondo, una plausibile luminosità simile a quella osservata nello spettro osservato. Ovviamente avremmo torto, però. Beh, bisognava dirlo, no? Mi sembrava quantomeno doveroso. Ci sono altre domande? Apparentemente no. Allora io vorrei ringraziare ancora Alessandro per la sua bellissima lezione.